Sto testando una nuova lente che mi è arrivata per la macchina, un bel grandangolo che non credo mi possa servire per i soliti video che faccio su qui, per quelli va più che bene l'economica lente di default che c'era installata sulla macchina, ma appunto per testarlo ho pensato, beh, visto che posso fare video con un ampio angolo in poco spazio, perché non approfittarne e come il miglior YouTuber 15enne fare un bel unboxing? Ok, ecco la scatola, ovviamente c'è un attimino il logo coperto da questo graziosissimo blur. Non ho nessuna affiliazione con il produttore, qualora l'avesse riconosciuto, semplicemente ho fatto un ordine online da questo beer shop e mi era già capitato in passato di farne. Mi ero trovato bene, quindi questo è un ordine che ho fatto alcuni giorni fa. A dire il vero, ormai è passato quasi un mese da quando mi è arrivata questa scatola e non ho ancora avuto tempo di aprirla e quindi ho detto approfittiamone per fare questo famigerato unboxing. Allora, vediamo. All'interno c'è questo foglietto che accompagnava ovviamente la vendita e ho lasciato all'interno, prima di aprirla, in orizzontale dovrebbe riuscire a vedersi. Ok, molto meglio così. Cominciamo dall'alto. Eccola qui. Allora, questa qui è una Sourail. Nessun dorma, mi piaceva tantissimo anche l'etichetta, è di Cadelbrado, come indicato appunto una cantina brassicola, centro Italia, mi piacevano tantissimo le etichette, non ho ancora assaggiato nulla e so che è molto grave questa cosa, non ho ancora assaggiato nulla di Cadelbrado e quindi ho preso qualcosina di loro, infatti se guardate i tappi avete già visto che la maggior parte della roba è di Cadelbrado. Vabbè, curate tantissimo le etichette, le avevo già viste online. E questa è una Sour Ale, vediamo qui cos'altro c'è. Ah, ok, c'è questa Ubacca Rossa, fa parte sempre, guardate l'etichetta di questa bella serie. La Clessidra, fatta lasciando uno spazio vuoto all'interno dell'etichetta, un particolare molto molto interessante che apprezzo tantissimo. E la terza di Cadelbrado, ok, è una Brett Ale che è la Pieve Veloce. Quindi la prima, la Ubacca Rossa, è una IGA, una Italian Grape Ale, quindi birre fermentate con parte di mosto d'uva, la Nessun Dorma, una Sour. Mentre invece questa qui è una Brett Ale, semplicemente una birra che stava a invecchiare, alta fermentazione, con aggiunta di Brettanomyces. Spostiamo queste, vediamo cos'altro avevo preso. Vabbè, Extra Omnes Quadruple, questa vabbè è una birra che avevo già assaggiato, inutile dire che è qualcosa di eccezionale e ho pensato di prendermene un'altra. Ecco, sì, due bottiglie perché insomma una è buona ma due è meglio. E la terza bottiglia, vedo già il tappo di Eremo ma non ricordo cosa fosse. Ah, una Selva, è vero, l'ho bevuta per la prima volta al Beer Attraction di Rimini di quest'anno. È una IGA, un'altra Italian Grape Ale, poi ne avevo già ordinate altre, non ricordavo di averne inserita una anche in quest'ordine, a dire il vero. Ne avevo già assaggiato un'altra da un precedente ordine e niente, una IGA secondo me abbastanza interessante. C'è del Sauvignon Blanc in effetti in questa birra e farò un video anche su questa.